Signori, sono tornati. Signori, sono tornati. I rigoli. Allora, faccio una premessa. È mezzogiorno, quindi è un dread and lunch. Però lo faccio uguale. Fate finta che sia 9 di mattina, perché questo video deve uscire fra 2 ore e mezza. Non uscirà mai fra 2 ore e mezza. Carica il video, quindi io spezzerei per iniziare un biscotto a Fastweb che fa schifo. Grazie Fastweb. Bene ragazzi, bentornati in questo dread and breakfast. Signori, siamo tornati finalmente. Sono un po' viola in faccia, forse. No, non è vero. Comunque, siamo ben bad and dread fast. Allora, era un po' che mancava questa cosa. Quindi io so che mi state guardando e quindi se lasciate 25.000 like adesso vi spezzo un biscotto ognuno di voi. Spezzerò 25.000 biscotti. No, prima di iniziare voglio dirvi che il 9 e il 10, cioè sabato e domenica, sarò a Romix insieme a tutti gli altri di Me La Godo. Ma comunque vi aspettiamo allo stand di Divimove. È al padiglione A8. Quindi vi aspetto, ci sono le mie magliette, c'è l'evento su Facebook, partecipate perché mannaggia voi, dovremo fare casino, portatemi i biscotti per fare il trend breakfast. Ma vediamo un po', dato che era un po' che mancava questa cosa. L'ultimo episodio quando cazzo l'avevo fatto? Era un botto di tempo fa, un botto. Vediamo i commenti sotto l'ultimo trend breakfast che cazzo erano, no? Ah, innanzitutto scrivetemi nei commenti hashtag DNB con una domanda per il trend breakfast. Vito Adamo mi chiede: perché non fai un video con tutta Me La Godo su GTA? Perché facciamo le corse, per esempio, eh? È solo un esempio. Alessandra Leli: perché non fate un video con Michelinia dove ti fai le unghie? Alessandra Leli, io ti spezzo un biscotto e spezzo anche a Michelinia perché so che sei questa cosa, ma non farò mai un video in cui mi faccio le unghie o mi trucco, eh? Poi avete notato, mo, questi giorni sto a fare, cioè, questa settimana sto a fare video con Alexandra, no? Vi piacciono un botto. E YouTube funziona, cioè, se tu metti una tipa in un video, in un canale ovviamente maschile come il mio, succede il finimondo. Il finimondo. Cioè, io potrei fare anche una recensione di questa vaschetta con disegnate la frutta con Alexandra, parlandone 15 minuti. Se io nel titolo scrivessi with Alexandra, farebbe 170.000 views. E sarebbe un video inutile. Perché? Ah, poi raga, ho cominciato a fare. Cioè, voi non so, probabilmente avete visto i video delle mod del GTA, no? Cioè, ma quanto sono divertenti, raga. Cioè, quanto fa ride quello di Gesù contro tutti. Ma no, aspetta, ma quanto fa ride l'intro di quello prima. Cioè, che poi i commenti migliori sono sotto i video con Alexandra, no? Perché, cioè, io posso anche non leggerli. E tutti i commenti sotto i video di Alexandra sono: bomba di là! Ma siete fidanzati? Tette. Oh mio Dio, hai degli occhi bellissimi! Ma ti attregna! Questi sono i commenti che vedete sotto il video con Alexandra. Sono molto divertenti a leggere, soprattutto. Pure il ragazzo suo si diverte un botto a leggerli, ma una cifra si diverte. No, un calcio scrivete, canestro. Hai tradito Irene con Alexandra. Grande. Sai perché ti guardo da quando hai 10k? Perché le cazzate ti vengono naturali. Non so se sia un complimento, però esce voi qua. C'è chi già dono e c'è chi già perdono. Non esiste come detto, però ad oggi esiste. E smettila di chiedere like, tu e tutti quelli come te. Allora signori, arriviamo a 25.000 like e io vi giuro che andrò in giro in mutande, truccato per Roma, coi tacchi, mentre mangio un panino insieme ad una modella nuda mentre gli faccio il motorbot. Signori, arriviamo a 25.000 like. Spezziamo i biscotti, spezziamoli. Alexandra, la fidanzata, no, porco due no. Ah, poi fantastico, raga. Cioè, a me mi fa un bot, cioè, a me mi fa troppo ridere questa cosa. Nel primo video con Alexandra, che si chiama Ho mai tradito la mia ragazza. No, ho mai tradito, una cosa del genere, non mi ricordo il titolo. Avevo detto che avevo tradito una mia ragazza. E non capisco i commenti del tipo, veramente, ti giuro, ho provato a capire il senso, ma Dreddy, l'hai tradita con Alice, una che non conosco. Allora, chi è Alice? Chi ho tradito con Alice? Come fai a dire che ho tradito con Alice se non la conosci? Chi cazzo è Alice? Cioè, se è fregna, presentatemela. Hai tradito Nadia, l'hai tradita con Beatrice. Cosa stai dicendo? Sei Murri 2, ok. Hai tradito Frax con Crick? Quindi ci stanno tutti questi commenti sotto il Dread and Breakfast. Cioè, sotto le cose con Alexandra, che è incredibile. Poi ho cominciato a fare tutto Division 1. Mi fa piacere che vi piace. COD, raga, io non ci sto a giocare. Mi dispiace, ci ho provato, ve lo giuro, ci ho provato. Mi divertivo pure a fare il Rotto Maestro Prestigio. Però, veramente, facendo 2 video al giorno, non ho il tempo di giocare a COD. Perché COD è un gioco a cui si deve giocare spesso. Quindi non ho il tempo, purtroppo. Poi ho fatto un video con De Carli, che fa troppo ridere. De Carli c'ha un pupazzetto che sta nel video, che è un pappagallo. Tu, qualsiasi cosa gli dici, spingi la sua manina e lo ripete, che fa troppo ridere. Abbiamo passato una serata a fargli dire bestemmie, raga, faccia troppo. Poi ho messo un episodio di FIFA che si chiama il migliore episodio di sempre, perché è editato bene, è editato meglio della maggior parte dei video di FIFA che ho fatto io. E tutti stanno di no, Dredd, cioè i video così di FIFA li vedo dappertutto. Linkamene uno, linkamene. Poi raga, vedete voi se giocate a Clash Royale, prego. Perché io ci ho giocato 3 giorni. È bello, però fa schifo, cioè fa schifo. E non capisco perché adesso. Oddio, la sigla di Malcolm. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. Che ricordi che è Maganesani 2000. Questo video chiamerò Maganesani 2000. Ragazzi, c'è una pagina che si chiama Maganesani 2000, che è troppo bella.
detto, mi fa sentire un botto vecchio. Perché io fra un mese faccio 24 anni. Faccio 24 anni fra un mese, io, raga. Anzi, fra 25 giorni. Manco sto a Roma. Che ne sanno i 2000 dello Sleepover Club? Ma che ne sanno i 2000? Ma che ne sanno i 2000 del capo di Art Attack che sembra Garzia? Che ne sanno? Che ne sanno i 2000 di Scrubs? Ma che ne sapete voi? Che ne sapete? Nei commenti, oltre a dirmi il DMB una domanda, hashtag DMB, scrivetemi anche hashtag ma che ne sanno i 2000 con una frase. Tipo, ma che ne sanno i 2000? E qualsiasi cosa a caso, perché tanto il che ne sanno i 2000 si può usare qualsiasi cosa. Tipo, ma che ne sanno i 2000 delle ciclette a motore eolico? Tipo, io provo a fare canestro. No, cazzo, ho tracitato il telefono con l'alte. Merda. Comunque, dopo il Romix, cioè la domenica, poi parte lunedì, ci sarà Zampa a casa mia. Dormi da me un giorno. Così possiamo fare dei video. Quindi consigliatemi che video volete vedere. Volevo fare un episodio del Dread Breakfast con lui. E poi un altro video per il mio canale. E poi per il suo altri video. You're not the boss of me now. Guarda quanto è grande. Il cazzo che me ne frega. Raga, quanto sono belle le GIF porno Tumblr. Io Tumblr non lo capisco. Comunque, ragazzi, per io mi sto divertendo su YouTube. Perché sto facendo dei video divertenti. Cioè, che mi diverto a fare. Poi vedo che vi piacciono. Quindi scialletta. Solo che di gameplay. Cioè, mo io dei gameplay sto a fare. Beh, skate perché mi piace, FIFA, GTA, COD ogni tanto. E poi ogni tanto becco i giochi quelli del mese della Play. Tipo adesso ce ne sta un altro che voglio registrare che si chiama Zombie. Quindi immagino che ci siano degli zombie. È abbastanza divertente. Poi sto facendo dei vlog, cose così. Mi piace come sta andando il canale in questo periodo. Infatti stiamo crescendo anche con le views totali del canale. Comunque noi sentiamo la prossima. Lasciamo un bel like, un commento. Comunque se stasera non arriva il video. Anzi no, stasera non vi metterò tutti i giovani. Vi metto quel video sul gioco zombie. Così lo vedete tranquillamente. E c'ho più tempo per metterlo tutto di gioco perché sennò non ce la farei a farlo per oggi. Non ce la farò mai. Comunque sentiamo la prossima, stasera un nuovo video. Riga, mi raccomando, venite a Romix, vi lascio l'evento sotto in descrizione, dovete partecipare, dovete cliccare partecipa, dovete invitare i vostri amici a dire è stata le magliette no, tre. Portatemi regali, mi raccomando, e una vostra sorella o cugina se la vede e se è disponibile. Senti alla prossima, bella. Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi e abbonamenti scontatissimi.